Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio provare insieme a voi un prodotto che sono davvero curiosissima di provare. Sto parlando del correttore in crema di Catrice. Si chiama Camouflage Cream e dovrebbe essere un correttore super mega coprente nel barattolino. Vi faccio vedere sia il packaging, così almeno se andate in giro e siete interessati potete prenderlo. All'interno è fatto così, come un correttore in crema. Ora sono andata sul sito di Catrice direttamente per vedere i colori disponibili e la descrizione. I colori disponibili sono tre e a quanto pare io ho preso quello più scuro avendolo ordinato online. Diciamo che sono andata un po' a caso. Io cercavo un correttore per correggere le occhiaie, non un correttore per andarle ad illuminare o da utilizzare sopra il fondotinta. Quindi credo che questo colore vada bene, lo proveremo insieme. La descrizione non è molto accurata, nel senso che dice che attenua efficacemente le irregolarità cutanee, si combina perfettamente con il colore naturale della pelle, resistente all'acqua se utilizzato con la cipria. I colori appunto sono tre, lo 010, poi c'è lo 015 e quello che ho io che è lo 020. Ora zoomiamo più vicino e iniziamo direttamente ad applicarlo senza chiacchierare troppo. Sono davvero curiosa di provare questo prodotto perché se sapete bene, se mi seguite da un po' di tempo, insomma avete visto dei miei video, io utilizzo il correttore in crema di NARS, che è un correttore fantastico, non segna il contorno occhi, è super coprente, però è costosissimo, quindi mi rendo conto che non tutti possono permetterselo. Sono da tempo alla ricerca di un correttore così cremoso, super coprente, che posso utilizzare al di sotto del fondotinta, appunto che mi vada a correggere le occhiaie, che sia super mega economico. Quindi incrociamo le dita, lo proverò oggi per la prima volta insieme a voi e poi lo terrò su tutto il giorno, così almeno vi saprò dire le mie prime impressioni e vedremo come si comporterà. Al tatto è molto morbido e cremosino, quindi spero non si secchi e non vado a segnare il contorno occhi. Lo prendo con il polpastrello e lo vado a pressare soltanto nella zona scura dell'occhiaia. Allora, non so come possa comportarsi su un'occhiaia molto molto scura, nel senso che purtroppo non è disponibile un correttore arancione di questa linea, però se non sbaglio, adesso mi sta venendo in mente, ho visto correttori del genere di Catrice anche verdi e arancioni, quindi forse non sono proprio, non si chiameranno camouflage cream. Però date un'occhiata al banco di Catrice, vedete se trovate qualcosa di più arancione di questo. Come prima impressione mi sembra super positiva. Ovviamente il correttore bisogna tenerlo su tante ore per vedere come si comporta, però avendone preso pochissimo e avendolo messo sull'occhiaia mi sembra davvero che si fonda perfettamente con l'incarnato ed è super super coprente. Allo stesso tempo mi sembra non sia troppo asciutto. Vi faccio uno zoom. Cercherò di rimanere nell'inquadratura. Come al solito, quando zoomo l'immagine diventa super arancione, non ho ancora capito il motivo, quindi perdonatemi. Ne metto un pochino anche qui nella parte interna dell'occhio. Se correggete l'occhiaia soltanto nella parte sotto, ma non correggete la parte interna dell'occhio, vi sembrerà comunque di avere un occhio stanco o comunque l'occhiaia non sembrerà corretta al 100% perché in questa zona ci passa, vedete, una vena. Comunque in generale tende ad essere più scuro anche qui, quindi mi raccomando, correggete anche questa zona. Lo metto anche dall'altra parte. Mi raccomando, quando utilizzate un correttore, soprattutto se lo applicate con il dito, ma in generale anche se lo mettete con la spugnetta, non tirate mai, altrimenti lo spostate, il correttore non riesce a stratificarsi e non vi dà coprenza. Andatelo sempre a picchiettare. Allora, come colore non mi sembra neanche male per il mio colore di pelle, nel senso che è praticamente identico al mio colore di pelle in questo momento. Questa cosa mi fa venire in mente che potrebbe non essere un correttore adatto a chiunque. Io sono davvero davvero chiara, quindi se già avete una carnagione normale media, probabilmente sarà un correttore troppo chiaro per voi, quindi una pecca sicuramente sono le colorazioni. Ne metto ancora un po' in questa zona, davvero pochissimo. È una cosa che purtroppo nei brand low cost si riscontra, però se questo è un prodotto così eccezionale, dovrebbero assolutamente fare altre colorazioni. Adesso voglio prendere un pennellino piccolino e vedere se riesce a coprire anche questi brufoletti. Wow, sì, super super coprente, mi sta piacendo un sacco questo correttore, però non posso esprimere
il mio stupore, a differenza ad esempio degli ombretti, che riesco a sentirli comunque se sono di una certa qualità, ormai ci ho fatto la mano, ci ho fatto l'occhio. Il correttore è una cosa così particolare che se non lo tengo su tutto il giorno sul viso non riesco davvero ad esprimere le mie opinioni, quindi al momento mi sembra wow, però dobbiamo vedere come si comporta con il passare delle ore. Secondo me il correttore è uno dei prodotti più difficili in assoluto da fare. Ok, per il momento il risultato mi piace, adesso vado a terminare la mia base e vi faccio vedere com'è l'effetto finito con tutta la base fatta. Questo è il trucco di oggi terminato. Allora, le mie primissime impressioni sono che questo correttore non è super coprente come quello di NARS. Può sembrarlo magari all'inizio, oddio che strana voce che mi esce fuori, tutta stridula, più di quella del solito. Allora, mettendoci altri prodotti sopra e, non lo so, magari passando qualche minuto, trovo che questo correttore sia diventato un pochino più trasparentino rispetto a quando l'abbiamo applicato. Magari provo ad abbassare un pochino la luce così ve lo faccio vedere. Forse così riuscite a vederlo meglio. Vedete che c'è ancora una zona scura qui, perché in questa zona appunto il correttore è diventato un pochino più trasparente rispetto a quando l'abbiamo applicato, che sembrava super mega coprente. Quello di NARS rimane super coprente come appena applicato, questo magari mettendoci altri prodotti sopra purtroppo fa questa storia. Allora, non è una tragedia, è il correttore low cost migliore che io abbia provato, almeno fino a questo momento. Vedremo poi come si comporterà nell'arco della giornata, però devo dire che le mie impressioni sono super positive, nel senso che comunque è molto confortevole qui sul contorno occhi, non me l'ha seccato per niente, la cosa mi piace tantissimo perché molto spesso i correttori low cost li fanno super mega secchi perché, non lo so, per farli più coprenti o per farli durare di più, e quindi tendono a mettere tantissimo in evidenza se siete segnati qui sul contorno occhi come lo sono io. Un'altra cosa che voglio dire è che allo stesso tempo questo correttore non è troppo oleoso, cioè i correttori super economici li fanno in questi due modi, almeno quelli che ho visto fino adesso, o super secchi o super grassi. Avete presente quando li toccate e sentite proprio che sono molto molto oleosi? Questo devo dire che al tatto è molto simile a quello di NARS, forse leggermente più grasso rispetto a quello di NARS, ma non tantissimo. Per il momento le mie impressioni sono positive, anche se non al 1000%, però trovo sia comunque un bel correttore. Tendo a sottolineare anche gli aspetti negativi sempre per il fatto che voglio cercare di dirvi più cose possibili su un prodotto, però se devo dirvi, non è che è una tragedia che dico oh mio Dio, le occhiaie si vedono tantissimo, no, un pelino è diventato trasparente, però comunque sta facendo il suo lavoro. Sono curiosa di vedere nell'arco della giornata come si comporta, se magari si va ad infilare nelle pieghette. Calcolate che l'ho fissato con la cipria e ho fatto esattamente la stessa base che faccio tutti i giorni, ho usato tutti i prodotti che so che funzionano, così almeno qualsiasi cosa di strano succede so che deriva da lui. Tutti gli altri prodotti che ho sul viso so già che si comportano bene, sono dei prodotti che utilizzo tutti i giorni, quindi vediamo come si comporterà questo correttore nelle prossime ore. Farò un paio di check durante la giornata giusto per aggiornarvi, però ecco, non so quanta differenza si possa vedere. Comunque, come al solito, cercherò di essere più limpida possibile, nel senso che cercherò di farvi vedere nel miglior modo possibile quello che succede sul mio viso. Il trucco di oggi è questo, super semplice, perché tanto devo lavorare al computer come al solito, e niente, ci aggiorniamo tra qualche ora. Allora ragazzi, sono passate all'incirca 4-5 orette e questo è il primo check della giornata. Devo dire che ho veramente pochissime cose da dirvi, nel senso che il correttore è rimasto esattamente lì dove lo abbiamo messo. Se devo proprio andare a notare le piccolezze, posso dirvi che leggerissimamente è andato qui nelle pieghette, ma è una cosa che, stando normale così, non si vede. Devo proprio andare vicino allo specchio e devo fare questa cosa. Devo dire che mi succede molto spesso con tanti correttori, perché, vi ripeto, ho questa zona parecchio segnata, quindi per me in realtà non è un problema, però ve lo dico nel caso per voi magari risultare un problema questo.
E niente, per il momento per me continua ad essere approvato, sta continuando a lavorare bene, si sta comportando molto molto bene. Mi sono dimenticata di dirvi il prezzo. È un correttore super mega economico. Il prezzo è all'incirca tra i 2,50 e i 3,50 euro. Dipende dove lo acquistate, su vari siti, nei vari negozi, ognuno poi ha un prezzo diverso, però ecco. Diciamo che intorno ai 3 euro è il costo di questo correttore. Inoltre volevo farvi una domanda. Siccome ho notato soprattutto ultimamente che l'audio dei miei video non è proprio il massimo e me lo avete fatto notare anche un paio di voi, quindi voglio chiedervi, siccome stavo pensando di acquistare un microfono, ma non ho la minima idea, mi informerò ovviamente, però volevo chiedervi se voi doveste dare un, diciamo, giudizio da 1 a 10, in cui 1 l'audio fa schifo e 10 l'audio è perfetto, secondo voi a che punto si trova l'audio dei miei video? E fatemelo sapere, così se magari vedo che fa proprio schifo, mi sbrigo a comprare il microfono. È una cosa su cui non. È una cosa che, a cui non ho mai dato troppo peso, però mi rendo conto che poi arriva un certo punto che forse anche questo è importante, perché i video non li guardate soltanto, ma li ascoltate anche, quindi credo sia molto importante. Fatemi sapere il vostro feedback in un commentino qui sotto e penso che a questo punto ci aggiorniamo tra altre tante ore e vediamo che cosa succede, anche se devo dire si sta comportando davvero molto bene. Allora ragazzi, siamo alla fine di questa giornata, sono passate davvero tantissime ore e posso darvi le mie conclusioni, almeno per il test che abbiamo fatto oggi. Un pochino mi è andato a finire nelle pieghette. Devo dire che sicuramente non è un correttore eccezionale o comunque paragonabile a quello di NARS, però posso dirvi che è un'ottima alternativa economica. Quindi se il vostro budget non vi permette di prendere, ad esempio, il correttore di NARS, che è il migliore che io abbia provato fino a questo momento, devo dire che questo di Catrice è sicuramente un'ottima alternativa, anche perché il prezzo è veramente bassissimo, cioè comprate 10 correttori di NARS contro uno, scusate, 10 correttori di Catrice contro uno di NARS. Non è appunto il correttore migliore che io abbia mai provato, però sicuramente è promosso, diciamo che supera la sufficienza, non raggiunge l'eccellenza, però comunque credo sia un buon correttore. Come al solito, fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provato, che cosa ne pensa con un commentino qui sotto. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!